Tutto con il passare del tempo diventa meno efficiente e se non si è fatta la necessaria manutenzione prima o poi occorre rinnovare. Cosa? Hai fatto un mutuo diversi anni fa e non hai mai pensato alla manutenzione? Forse è arrivato il momento di cambiare anche il tuo mutuo. In questo video 7 buoni motivi per rottamare il tuo mutuo. Il primo motivo per il quale il tuo mutuo potrebbe aver perso lo smalto necessario e quindi potrebbe essere necessario rottamarlo è a causa dell'andamento dei tassi interbancari. Lo stesso mutuo con lo stesso loan to value, la stessa durata e lo stesso spread può avere tassi anche molto diversi a seconda di quando viene sottoscritto. Ad esempio, il tasso di riferimento a 25 anni a giugno 2011 era di circa il 3,65%, mentre solo pochi anni dopo, ad aprile 2015, era pari allo 0,8%, con una differenza di ben 2,8 punti percentuali. È molto facile intuire che chi aveva fatto un mutuo a tasso fisso in quel primo periodo di tassi elevati avrebbe avuto tutta la convenienza ad aggiornare il tasso di interesse applicato al suo mutuo, ottenendo così un notevole risparmio economico. Ma pensate che anche chi ha fatto il mutuo ad aprile 2015 o chi lo ha surrogato o rinegoziato in quel periodo quando il tasso di riferimento era dello 0,8%, avrebbe avuto convenienza ad aggiornare il tasso qualche anno dopo. Infatti, a gennaio 2021, il tasso di riferimento a 25 anni si è praticamente azzerato. Quindi ecco il primo parametro a quale prestare attenzione quando valuti se rottamare il tuo mutuo, e cioè l'andamento del tasso interbancario di riferimento. Un altro motivo per il quale potrebbe essere necessario rottamare il tuo mutuo è a causa di condizioni non propriamente favorevoli che potresti aver accettato quando hai stipulato il mutuo per la prima volta. Fra le tante incombenze che comporta acquistare casa, trasferirsi e la proposta di acquisto, l'agenzia che lì a pressarti per chiudere il prima possibile e il venditore che reclama i suoi soldi, potresti non aver avuto il tempo e la pazienza per esaminare con calma le condizioni che ti offriva la banca e valutare se sul mercato erano presenti offerte migliori. Così le hai accettate, praticamente senza neanche guardarle, pur di chiudere il prima possibile la questione mutuo e acquisto casa. Questo è assolutamente comprensibile, solo che ora, a mente fredda, hai la sensazione di aver preso una bella fregatura con quel mutuo. Ecco quindi che, indipendentemente dal fatto che le condizioni di mercato siano variate o meno, dovresti fermarti un attimo per valutare le condizioni del tuo mutuo rispetto a quelle presenti sul mercato. In questo modo potrai renderti conto se in giro c'è qualcosa di meglio e se il tuo mutuo è da rottamare o meno, e questo potrebbe farti risparmiare parecchi soldi. Un terzo motivo per il quale potrebbe essere conveniente rottamare il tuo mutuo è per adeguare il tasso di interesse al loan to value attuale. Quando hai fatto per la prima volta il mutuo, hai preso in prestito una somma pari ad una certa percentuale del prezzo di acquisto. Che sia il 100% oppure l'80% o il 70% e così via, l'entità di questa percentuale ha avuto un ruolo importante e decisivo nel determinare il tasso di interesse finito che poi è stato applicato al tuo mutuo. Poiché ad una percentuale più elevata si accompagna un rischio più elevato per la banca, ai mutui con percentuali finanziate più alte vengono applicati tassi di interesse più elevati. Ovviamente, man mano che rimborsi il finanziamento, questa percentuale, cioè il rapporto tra il debito residuo ed il valore dell'immobile, scende. Quindi, se ad esempio hai finanziato l'80% del prezzo di acquisto, dopo qualche anno il rapporto tra il debito residuo ed il valore dell'immobile sarà diminuito, magari al 70% o al 60%. Quindi, a parità delle altre condizioni, se ipoteticamente dovessi rifinanziare il tuo debito con un nuovo mutuo, probabilmente ti verrebbe applicato un tasso più basso, perché la percentuale finanziata e dunque il rischio per la banca sarebbe minore. Per tutti i mutui, prima o poi il rapporto tra debito residuo e valore dell'immobile scende. Quindi ecco perché è buona norma per tutti valutare regolarmente l'opportunità di rottamare il proprio mutuo in modo da sfruttare questo fatto per ottenere le migliori condizioni possibili. Un altro motivo per il quale è opportuno valutare se rottamare il proprio mutuo è perché il mercato cambia. Anche se quando hai stipulato il mutuo hai fatto una trattativa perfetta, hai ottenuto il miglior mutuo possibile e nel frattempo i tassi di interesse non sono cambiati, a cambiare magari è stata l'offerta presente sul mercato. E questo non dipende da te e spesso nemmeno dall'andamento del mercato e dei tassi interbancari.
In alcuni momenti o in alcuni periodi dell'anno, in particolari contesti di mercato o congiunture economiche, ci potrebbe essere più concorrenza tra le banche e di conseguenza queste potrebbero offrire tassi più bassi rispetto ad altri periodi per accaparrarsi più clienti. Queste offerte spesso sono a tempo limitato e sono fatte in particolari periodi dell'anno. Magari alcune banche devono sistemare alcuni risultati relativi agli impieghi nella relazione trimestrale o semestrale oppure nel bilancio di fine anno, o magari ci sono altri motivi. Fatto sta che di tanto in tanto si presentano offerte migliori. L'importante è essere pronti a cogliere queste opportunità in modo da avere sempre un mutuo in piena efficienza. Usi un'auto con cambio manuale o automatico? Lascio decidere a voi qual è il migliore. La cosa certa è che di solito in un'auto o c'è l'uno o c'è l'altro, non sono presenti entrambi. E se vuoi cambiare, l'unico modo per farlo a costi accettabili è cambiare l'auto. Stessa cosa vale per il tasso del mutuo, o è fisso o è variabile, non potete averli entrambi. Quindi, se vuoi cambiare dall'uno all'altro, è necessario rottamare il tuo mutuo. Magari alcuni anni fa hai scelto il tasso variabile o il tasso variabile con il tetto massimo perché il tasso fisso magari era troppo elevato all'epoca. Ma adesso che i tassi sono più bassi vorresti tanto cambiare ed avere la tranquillità del tasso fisso. Così come per passare da cambio manuale a quello automatico e viceversa devi cambiare auto, per fare questa variazione potrebbe essere necessario rottamare il tuo mutuo. Spesso l'auto viene cambiata anche prima che diventi vecchia, mentre è ancora pienamente efficiente. Questo spesso è dovuto alle necessità di ognuno di noi, che variano nel tempo. Da neopatentato magari hai acquistato un'auto sportiva a tre porte, poi ti sei sposato e quella Spider era tremendamente scomoda per fare la spesa. Quindi l'hai sostituita con una berlina a cinque porte. Poi, dopo l'arrivo del terzo figlio, hai deciso che anche quell'auto era diventata decisamente troppo stretta per la tua famiglia e l'hai cambiata. È assolutamente normale. Le nostre esigenze cambiano nel tempo e quello che andava bene prima adesso potrebbe non andare più bene. La stessa cosa può succedere con un mutuo. All'inizio, per determinare la rata che riuscivi a pagare, ti sei basato sulle entrate e le uscite che avevi in quel momento. Magari non avevi figli e potevi permetterti di pagare una rata relativamente alta con molta facilità. Adesso che magari hai due o tre bambini, quella rata così alta è diventata un peso e vorresti una rata più bassa che ti dia un po' di respiro dal punto di vista economico. O viceversa, le tue entrate sono aumentate e vorresti ridurre la durata per toglierti il debito il prima possibile. Questi sono ottimi motivi per rottamare il tuo mutuo. Potresti quindi prenderne uno con una durata più lunga che ti permetta di pagare una rata più bassa, oppure con una rata più alta in modo da finire prima di pagarlo. Un ultimo motivo che potrebbe spingerti a rottamare il tuo mutuo è perché hai bisogno di liquidità aggiuntiva per realizzare un progetto e che vuoi ripagare in un lungo periodo di tempo. In questi casi non potresti ricorrere ad un prestito personale che hanno delle durate massime intorno ai 10-12 anni e per te sommare la rata del mutuo a questa non sarebbe nemmeno sostenibile. Potresti quindi pensare di rottamare il tuo mutuo in essere e sostituirlo con uno nuovo, che ti fornisca la liquidità aggiuntiva di cui hai bisogno, magari anche allungandolo un pochettino per avere più o meno la stessa rata di prima. Questa tua esigenza può essere un'ottima occasione per rottamare il tuo mutuo. Abbiamo quindi visto 7 buoni motivi per rottamare il tuo mutuo, ma con quali strumenti è possibile farlo? Nel video della prossima settimana ti spiegherò quali sono le strade che hai a disposizione per rottamare o rinnovare il tuo mutuo. Quindi per non perderlo iscriviti al canale ed attiva le notifiche. Ti ricordo anche di cliccare sull'icona con il pollice alzato per sostenere il canale ed aiutarmi a fare contenuti sempre aggiornati ed interessanti. Per oggi è tutto, grazie e ci vediamo alla prossima.